Antenna Verde, la rubrica La Parola. Diamo una parola a uno dei cantanti che sono presenti oggi, 1 maggio 2016, nel lungomare di Scauri, e ce lo dice lo stesso signore. Come si chiama? Mario Insenga, dei Blue Staff, come gruppo mio storico, ma sono qui perché ho partecipato all'ultima prova discografica di Daniele Sepe, quindi di Capitan Capitone, con un brano scritto assieme che ha a che fare più con la tradizione di New Orleans che non con la nostra. Però tieni sempre ben presente una cosa, che l'acronimo di New Orleans Louisiana N puntato, O puntato, LA puntato, quindi se lo leggi di seguito è NOLA, certo. Quindi noi da qui siamo gemellati istantaneamente con New Orleans Louisiana, e difatti il brano che si chiama Poggio Reale Mia a tratti della tradizione musicale di New Orleans, però tanti riferimenti alla realtà poi quotidiana di Napoli. Bene, da quando hai avuto contatti con Daniele Sepe? Beh, ci conosci in mana vita, voglio dire, la collaborazione, diciamo, in termini proprio così discografici. È piuttosto recente, perché risale a una decina d'anni fa, però la conoscenza è molto più precedente. Molto più antica, sicuramente precedente, perché abbiamo suonato assieme ben da prima di molto precedente. E lei come ha iniziato questo vivere nel mondo della musica? Beh, come ho iniziato? Ho iniziato una vita fa, diciamo, con una semplice passione per quelli che erano i complessi dell'epoca beat italiana, quelli che traducevano e cominciavano a portare in Italia ritmi e storie d'oltremanica o d'oltreoceano, e poi è rimasta questa passione che è diventata l'attività principale. E lei è originario della Campania? Napoli, sono napoletano. Napoli, beh, ce la, forse si dice che abbia del sangue la musica. Sì, sì. È vero? In parte riconosce. Probabilmente qualche cosa in più rispetto a, diciamo, altre città italiane ce l'abbiamo. I testi di che trattano i suoi, nei brani? Ma guarda, quello che io scrivo con i Blue Staff normalmente sono brani blues, cantati in napoletano e in italiano, quindi della quotidianità, di cose che hanno toccato direttamente la tua sfera, oppure di, per sentito dire, mi spiego, c'è sotto Via L'Augusto, c'è L'Acqua è Poca, che è un'invocazione al soprannaturale, visto che con i tuoi mezzi non riesci a risolvere le cose. C'è Afragola, che è una storia di emigrazione, il blues della strada, perché la strada è l'unica amica per musicista di blues, visto che ad un certo blues i film se ne fuggono. Questa è un po' la storia. Dei fatti più disparati. Quindi poi ha avuto contatti con altri della sua età per mettere su un gruppo. Come no? Ma tu considera che noi abbiamo avuto per 3 anni una collaborazione intensa e bellissima con Edoardo Bennato. Edoardo si inventò questo suo alter ego blues, Joe Sarnataro e Blue Staff fecero un disco, È asciutto pazzo padrone, un filmato, un lungometraggio sui mali di Napoli, si chiamava Gioia suo nonno. Invito un po' tutti ad andarsi a riscoprire, ove mai non ne avessero mai sentito parlare. Quindi questa sera ci farete sentire. Ma che fa, la parte strumentale lei? Probabilmente no, io credo che interverrò soltanto al canto. Normalmente suono la batteria, ho suonato la batteria sul brano Poggio Reale Mia di qui sopra, però penso, se c'è tempo, magari lo canteremo assieme. Quello sarà benissimo. A più tardi. A dopo. Grazie.